A Chiaravalle la comunità civile e religiosa ha festeggiato i 50 anni di professione religiosa di Suorlina, con 4 giorni intensi, soprattutto di preghiera, nelle varie chiese della cittadina delle Preserre. Sentiamo il parroco Don Enzo Iezzi. Sì, è un'occasione molto bella che ha aiutato la comunità cristiana a ringraziare il Signore per il dono della vocazione, il dono della vocazione di Suorlina, e l'ha aiutata soprattutto a riflettere, perché Gesù ce l'ha comandato: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E allora è diventata questa un'occasione per preparare tutta la comunità cristiana a vivere con gioia questo momento. Avevano con gioia soprattutto con i 3 giorni di preparazione. Suorlina ha lavorato in tutto Chiaravalle, quindi abbiamo voluto coinvolgere tutta la comunità cristiana, sia i gruppi, i movimenti e le associazioni, con 3 giorni di preparazione. Un'ora di adorazione nella chiesa del Sacro Cuore, dove abbiamo avuto il vicario episcopale per le religiose, Padre Umberto, che è stato molto incisivo e ha stupito tutti per quelle parole molto belle e molto forti che hanno toccato la coscienza di ognuno. Poi nella giornata di venerdì, con la celebrazione dell'Eucaristia nella chiesa del convento, dove Padre Giovanni ha voluto sottolineare proprio questo aspetto stupendo e questo aspetto molto bello e forte. E poi ieri, un momento suggestivo, perché nella Cappella delle Suore si sono ritrovati tutti gli ex allievi. E poi oggi è la giornata di festa, la giornata di festa dove tutta la comunità era presente con i vari gruppi e i vari movimenti, dove è stato sottolineato soprattutto l'aspetto bello della vocazione. Ma questa è diventata un'occasione anche per dire grazie a Suorlina. Suorlina ha compiuto 50 anni di vita di professione religiosa e la maggior parte di questi anni li ha passati qui a Chiaravalle. Tanti bambini, anche i miei 3, e li ha curati con tanto amore. Io gli voglio dedicare questo passo della Bibbia che è molto bello: mettimi come sigillo sul tuo braccio, come tatuaggi sul tuo cuore, perché forte come la morte è l'amore, è una fiamma che viene dal Signore, né i grandi fiumi la potranno spegnere, né le grandi acque portare via, perché se tu dessi tutti i beni della tua casa in cambio dell'amore, troveresti il disprezzo. Lei ha curato fino in fondo, timbrando ogni giorno il cartellino, curando i bambini fino in fondo, e l'ha accompagnata la grazia divina a Brindisi Faccia a questo 50° di Suorlina. Thank you.
è stata importante, è stata importantissima. È stata importantissima perché sia a livello parrocchiale, con l'impegno nella catechesi e in tutte le opere che la parrocchia gli ha chiesto di fare, ma soprattutto è stata importante per la formazione dei giovani e dei bambini che in questi anni ha voluto dare. Tante persone sono passate sotto di lei e ha lasciato un'impronta profonda nella formazione e nella crescita di questi bambini. Oggi in chiesa avete benedetto l'anello che è stato offerto a Sollina e in più c'è stato questo quadro particolare del pontefice. Sì, l'anello che rappresenta la fedeltà, no? La fedeltà, perché noi abbiamo sottolineato proprio questo, il dono della vocazione, il dono della risposta e il dono della fedeltà. E l'anello rappresentava proprio questo. La madre generale, sua scolastica, ha voluto rinnovare quest'anello e abbiamo voluto coinvolgere in questo momento di preghiera anche il Santo Padre, Papa Francesco, che con la sua benedizione era spiritualmente presente in questa occasione particolare. Abbiamo visto una suora emozionata oggi, ma sempre con quel sorriso che gli vogliono tutti bene. Esatto, sì. Era emozionata perché certi avvenimenti emozionano, no? Soprattutto quando si rende grazie a tutte quelle persone che l'hanno aiutata, sia nella formazione e sia nei primi anni di cammino della vita religiosa, che adesso non ci sono più, quindi passano davanti. E poi quando si sente dire grazie ad una suora così forte, ho sottolineato l'aspetto molto bello, che corre sempre, con il sorriso e con il cuore sempre aperto, la casa sempre aperta, ma soprattutto aperte le braccia per accogliere tutti. Signore Dio onnipotente ed eterno, con l'anima di cuore di gratitudine, per tutte le grazie ricevute, e in particolar modo per il dono della vocazione e della fedeltà questa, durante i miei 50 anni di professione religiosa, rinnovo gioiosamente la mia consacrazione al tuo servizio e ti chiedo, come grazia, di essere confermata nel tuo santo proposito, di praticarmi sempre per la gloria del tuo nome e per la salvezza. O Signore, benedici questa terra, Sollina che lo conterrà, custodisca integra la sua fedeltà per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sull'altare come segno del 50° anno di vita consacrata,
sembrati un cammino trascorso con fede e speranza e amore. E cantone. Attraverso questo piccolo gesto che offriamo, Signore, il sorriso di questi bambini e i ragazzi, e gli stessi sorrisi che in questi anni hanno illuminato la vita di sua vita. Lascia perdere con cuore, amici di Maria Immacolata, ti ripresentiamo al Signore come un gesto di ringraziamento per i membri del gruppo che collaborano a vivere sempre nella pienezza e fedeltà alla nostra vita. I fiori, tu che hai creato la natura con la sua bellezza, aiuta da essere aperti alla vita e a vivere sempre nella fedeltà dell'amore. Portiamo all'altare la pergamena che Sua Santità Papa Francesco ha dedicato a Sollina in questo particolare di purezza, perché sia efficace di grazia e la benedizione che Lui importa, che dei due speciali e funzioni di grazia celeste e la continua protezione della Vergine Maria. Sua Santità Francesco imparte di cuore una particolare benedizione apostolica a Sollina Gange nel 50° anniversario di professione religiosa e invoca speciale effusione di grazie celesti e la continua protezione della Beata Vergine Maria. Papa Francesco, un applauso. Oh,
a santificare i nomi di Dio, perché diventi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete.
Oggi una piacevole sorpresa, la vista a Sollina per i suoi 50 anni, Don Roberto. Sì, siamo qui davvero, dovevo venire prima, però per impegni pastorali non sono potuto venire. E ho scelto questo giorno proprio perché fare visita a Sollina dimostra il mio affetto per quello che fa, il mio ringraziamento per tutto il suo operato. 50 anni di professione religiosa, ecco, non sono pochi, 50 anni davvero di vita unita al Signore Gesù e alla Beata Vergine Maria, quindi era doveroso venire qui stamattina per rendere, ecco, lode al Signore Gesù, ma anche per esprimere da vicino il mio augurio, un augurio che è partito dal profondo del mio cuore per tutto quello che fa. Per quello che è una suora davvero aperta agli altri, una suora che si impegna nel sociale, che si impegna mandando avanti anche questa struttura, la struttura dell'asilo, e non è poco essere, ecco, avere l'asilo, avere questi bambini, e poi a quello che fa anche nella comunità parrocchiale. Quindi dobbiamo certamente dire a Suorlina che cosa, e continuo sempre così: Suorlina, sentiti sempre giovane, così come sei, con il tuo sorriso, con la tua gioia, perché tutto è grazia, tutto è dono di Dio, e quando le cose le facciamo con gioia le facciamo davvero bene. Auguri Suorlina, auguri di ogni bene nel Signore. Io l'ho definita lei il parroco del sorriso, Suorlina la suora del sorriso. È bello questo accoppiato, il parroco del sorriso e la suora del sorriso, sì, perché dobbiamo esprimere la nostra gioia. Attraverso il nostro sorriso dobbiamo, ecco, accogliere gli altri, dobbiamo accogliere tutti. Attraverso il nostro sorriso dobbiamo far vedere Cristo agli altri, far innamorare Cristo attraverso di noi e avvicinare tutti a Lui. Parroco del sorriso, suora del sorriso, una grande festa, Suorlina. Allora, intanto io voglio ringraziare per tutti coloro che sono stati vicini questi giorni di preghiera, giovedì, venerdì, sabato e domenica, per cui non ho lingua di ringraziare, in modo di ringraziare tutti coloro che hanno stato vicini, sia con la preghiera sia con i regali che hanno fatto. Ecco, perché sono stati molto generosi, non meritavo tutto questo. Comunque ringrazio e lodo il Signore e prego anche per loro. Si aspettava tutta questa vicinanza? No, non me l'aspettavo. Soprattutto il sabato, quando ho visto i miei ex alunni da 20 anni fa, è stata per me una grande sorpresa, veramente bella. Per cui ringrazio molto sia Paresita che ha raccolto tutti i connotati, e perché lei 20 anni fa non c'era, c'ero solo io 22 anni fa. E quindi ha saputo raccogliere tutto nel suo silenzio, perché io non sapevo niente realmente, quindi è stata una grande, grande sorpresa. Una chiesa gremita pure ai suoi 50 anni è una grande felicità. Quindi ringrazio sia anche i padri francescani, perché siamo andati venerdì a celebrare la messa, sia Don Umberto che è venuto il 25, cioè è venuto il 26, 28 per pregare con noi nell'adorazione al Sacro Cuore. È stato grandissimo pure lui, che rappresenta tutte le suore della diocesi. Poi venerdì siamo andati ai padri Cappuccini, abbiamo detto la messa lì. Sabato abbiamo celebrato la messa qui e mi ha fatto trovare tutti questi alunni. Bene. Don Roberto, tutte le porte aperte, gente su dalle scale, non le dico. Bellissima, una grande sorpresa. Poi la sera abbiamo fatto la veglia di preghiera e tantissima gente ancora. Poi domenica è stato il pienone in chiesa matrice, che era pieno 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 zeppo. E io ho raccontato la mia piccola storia di 50 anni fa. Ma è stato molto bello, quindi ringrazio molto tutti. Non li chiamo per nome perché già sanno che sono inclusi dentro il mio cuore. E prego per loro. Un abbraccio a tutti. Bella. Grazie. Per l'acqua.